Ciao a tutti, oggi parliamo di mal di schiena, un uh, argomento che mi tocca da vicino, perché io soffro di mal di schiena cronico a caso di una patologia cronica infiammatoria, da vent'anni, e quindi da vent'anni che mi occupo di mal di schiena. In questo video voglio uh, riportarvi. Un, un articolo, voglio segnalarvi un articolo uscito sul British Journal of Sports Medicine nel 2019, quindi un articolo abbastanza recente. Eh, premetto che io non sono un medico, non sono un fisioterapista, eh, voglio solo eh, raccontarvi l'esistenza di questo articolo. Vi invito a leggerlo, è gratuito, ve lo lascio linkato in descrizione. Potete cercarvelo e, e, e scaricarvelo. Eh, ebbene, questo articolo è molto interessante perché riporta i dieci miti, eh, i dieci falsi miti eh, legati al mal di schiena. Ok? Molto, molto interessante, alcuni di questi magari li conoscete già, altri probabilmente eh, no. Quindi, questo video è dedicato un po' a tutti: perché tutti durante la nostra vita, quasi tutti durante la nostra vita, sono son ahimè pochi fortunati che, che, che non sperimentano nemmeno un un evento di mal di schiena durante la loro vita e quindi penso che possa interessare un po' tutti. Comunque, veniamo ai dieci punti di questo articolo, ve li leggo un po' in inglese e ve li descrivo brevemente e poi, ripeto, vi consiglio di andarvelo a leggere, è comunque un articolo abbastanza breve. allora il primo mito, è il mal di schiena persistente può essere, eh, può, può spaventare, ma raramente è pericoloso, ok? Quindi raramente si va a finire in sedia a rotelle, raramente si... Eh, conclude questo percorso del mal di schiena, anche del mal di schiena cronico, con una disabilità vera, quindi non bisogna farsi spaventare troppo dal mal di schiena perché eh, essere molto spaventati dal mal di schiena può portare all'interno di un circolo vizioso che io conosco molto bene di, eh, di dolore cronico. Quindi, prima cosa da sapere, il mal di schiena può essere molto fastidioso, ma molto raramente è associato a qualcosa di veramente grave. E eh, che ci porterà ad essere invalidi o peggio. Secondo, con l'età non aumenta il eh, pericolo di avere mal di schiena, non aumenta la probabilità eh, di avere mal di schiena. Okay? Spesso è vero anche il contrario, magari si ha mal di schiena tra i 40 e i 50 anni, poi mh, per vari motivi che non vi sto a spiegare. Eh, quello che accade eh, a volte è che gli, gli episodi di mal di schiena poi con l'età vadano diminuendo. In ogni caso, non è vero che la nostra schiena eh, peggiora con l'età, ovviamente tutto il nostro corpo peggiora con l'età, le nostre prestazioni peggiorano con l'età, ma non necessariamente il mal di schiena eh, diventerà peggiore, sia a livello di frequenza che a livello di, eh, di, di forza, ok? Con, eh, con l'età, man mano che diventiamo più anziani. Terzo mito, molto raramente il mal di schiena persistente è correlato con, del danno, con un danno tissutale. Cioè spesso quando ci capita il mal di schiena, quando, ci, eh, quando avviene il colpo della, della strega, quando effettivamente la nostra schiena si blocca. L'evento acuto del mal di schiena è molto raramente associato a un danno tessutale, quindi, prima cosa, non bisogna preoccuparsi pensando che ci sia accaduto chissà che cosa. Spesso alla nostra schiena non è accaduto assolutamente niente. Le cause possono essere molteplici, ma molto raramente sono eh, da attribuirsi a un reale danno. Articolare alla nostra, alla nostra schiena. Quindi non dobbiamo preoccuparci. Ovviamente è molto fastidioso quello che ci è capitato, però se a noi questo, a questo fastidio ci andiamo a, a sommare la paranoia di, di credere che alla nostra schiena sia successo, si successo chissà che cosa, ecco, sappiate che questo non è vero. Quarto mito, questo molto interessante, le risonanze magnetiche, le tacche, l'imaging radiografico molto raramente è associato a, eh, al mal di schiena, quindi non bisogna fare una risonanza magnetica appena ci viene il mal di schiena. A tal proposito, se volete approfondire il, eh, il tema, e ve lo consiglio caldamente, c'è un video del dottor Poggioli, eh, che è un ortopedico, ve lo lascio linkato in descrizione, che vi spiega esattamente perché non bisogna fare. Una risonanza magnetica ai primi eventi di mal di schiena, e perché questo potrebbe essere, eh, potrebbe essere pericoloso, ok? Ma perché potrebbe essere pericoloso? Perché do, soprattutto dopo i 40 anni, le schiene della maggior parte della popolazione presentano una qualche eh, alterazione radiografica: che, possa essere, che può essere una protrusione, un'ernia, eh, un'artrosi, eh, uno schiacciamento vertebrale uno schiacciamento del disco, eh, una degenerazione discale Insomma. Qualcosa abbiamo tutti dopo i 40 anni. Il fatto è che anche le persone perfettamente sane, che non hanno mai avuto mal di schiena in vita loro, possono tranquillamente avere e hanno questo tipo di alterazione. Quindi questo tipo di alterazione non è quasi mai correlata al nostro mal di schiena. Quindi è pericoloso fare una risonanza magnetica. Perché? Perché io ho mal di schiena, faccio la risonanza, vedo che ho un'ernia e immediatamente eh, penso che il mal di schiena sia causato dall'ernia. Questo non è assolutamente eh, detto. Non è assolutamente detto che sia così, ovviamente la risonanza bisogna farla. Ci sono delle red flag da, da rispettare, nel senso che se ci sono delle condizioni per le quali è meglio farle, non sto qui a dirvele io. Guardate il video del dottor Poggioli, lì lui spiega tutto in maniera professionale e come, e come si deve. Quindi vi rimando a quel video, sappiate che. Comunque eh, è meglio non fare la risonanza magnetica eh, e comunque una volta fatta la risonanza magnetica le alterazioni che abbiamo non necessariamente, anzi molto raramente, sono associate, eh, sono la causa del nostro mal di schiena. Quinta cosa molto interessante, anche questa, eh, dobbiamo imparare, soprattutto se abbiamo un mal di schiena cronico, a muoverci nel dolore. Muoverci nel dolore, quindi muovere la schiena anche se fa male, non è sbagliato, anzi, nel mal di schiena cronico è proprio indicato. Se abbiamo mal di schiena da tanto tempo è assolutamente normale che riniziare a muovere la schiena causi dolore. Ovviamente questo dolore non deve essere insopportabile, anche qui è meglio farsi seguire da un professionista che ci dirà esattamente fin dove spingerci, comunque bisogna sapere che muoversi nel dolore non è sbagliato, soprattutto nel mal di schiena cronico, bisogna farlo, è qualcosa di, eh, di positivo, anche qua non dobbiamo spaventarci troppo, altrimenti poi rischiamo di entrare dentro una spirale dove ci muoviamo sempre meno, i nostri muscoli si atrofizzano, la nostra schiena effettivamente diventa sempre più debole e ci andiamo ad infortunare con attività sempre più blande. quindi nel dolore non è sbagliato, poi ripeto, è bene affidarsi a un professionista che ci dirà esattamente fin dove dobbiamo spingerci. Sesto mito molto famoso: ne avrete sentito parlare 50.000 volte: le cattive posture non sono la causa del mal di schiena, quindi il modo in cui ci sediamo, dormiamo, eh, lavoriamo. Alziamo i pesi, non è causa del mal di schiena, quindi anche posture sbagliate, anche sollevare i pesi con la schiena arrotondata, sedersi eh, tutti spaparazzati. Eh, ok, queste posture possono causare il mal di schiena, magari abbiamo una scarsa tolleranza a mantenere certe posture, ma non dobbiamo pensare che siano queste posture a essere la causa del mal di schiena. Spesso chi ha mal di schiena si sì, forza. Eh, si, si costringe, si autocostringe ad adottare posture, eh, tra virgolette, molto corrette, con risultato spesso di eh, sedersi, sdraiarsi o, o anche alzare pesi, muoversi in modo rigido, in modo innaturale e questa cosa invece di aiutare addirittura potrebbe peggiorare la situazione. Quindi non badate troppo alla vostra postura, perché questa, no, questa non è la causa del mal di schiena, anzi, se esagerate, potrebbe essere il fatto che voi cerchiate di correggere la vostra postura oltremodo, potrebbe essere questo la causa del vostro mal di schiena, o la causa dell'aggravarsi eh, o della non risoluzione del vostro mal di schiena. Settimo mito, questo è molto interessante perché per anni si è pensato che un ritardo dell'attivazione del core, una debolezza del core fosse la causa del mal di schiena, oggi sappiamo che non è così, quindi un core... Debole. Il core, eh, diciamo che sono i muscoli addominali, detta in modo brutale, non è giusto, non è corretto. Se volete approfondire, vi rimando al mio articolo sul sito, ve lo lascio linkato in descrizione. Comunque, una debolezza dei muscoli addominali, dei muscoli del core, non è correlata con il mal di schiena, cosa che si è pensata per anni. Ovviamente, allenare il core va benissimo, ma sappiate che avere un core debole non è la causa del mal di schiena. Questo è molto importante da sapere. Ottavo mito, caricare la schiena non è sbagliato. Io mi ricordo la prima back school che ho frequentato era il 2000 o 2001 e la proprietaria di questa back school mi diceva che lei non sollevava più pesi. Neanche una valigia se li faceva sollevare tutti dal marito perché è terrorizzata da tutti, da tutti i soggetti con mal di schiena che aveva visto nella sua vita. Ora, questo è il modo migliore per avere un mal di schiena cronico. Ok, quando noi vogliamo rinforzare un'articolazione, cosa facciamo? La carichiamo e questo vale anche per la schiena. quindi Nell'ambito delle eh, attività normali, quindi è ovvio che non vi dico andate a sollevare 300 kg, ok, se non siete allenati a farlo, ma nell'ambito delle attività quotidiane va benissimo eh, muovere la schiena in qualunque direzione. Non è sbagliato farlo, qualunque tipo di movimento, anche quello più apparentemente sbagliato, è giusto farlo se è un movimento fisiologico e qualunque tipo di movimento con la giusta progressione può essere fatto e quindi si può e si deve sovraccaricare la schiena, ovviamente sempre con la giusta progressione. Non farlo significa renderla sempre più debole e non preservarla. La nostra schiena non è come l'automobile la lasciamo in garage, eh, la usiamo ogni tanto e così la preserviamo. No, la dobbiamo usare, eh, la dobbiamo usare, la dobbiamo allenare e per allenarla, gioco forza la dobbiamo caricare. Ripeto, con la giusta progressione. Però non pensiate che perché avete il mal di schiena, non potete più fare esercizi come eh, squat o stacchi da terra o sollevare pesi, anzi. Si sta sempre più capendo che anche sollevare pesi con le tecniche corrette non è una gran bella cosa. Si possono sollevare pesi anche con la schiena incurvata, in modo, tra virgolette, sbagliato. Se la progressione è giusta, questo non causerà danni alla schiena. Il mito numero 9 è collegato al numero 3 e ci dice che. Quando capita un evento acuto, questo raramente è causato da un vero e proprio infortunio, cioè il mal di schiena non va considerato come un infortunio normale. Cioè, in una distorsione al ginocchio, effettivamente si sono danneggiate delle strutture nel ginocchio che causano dolore e quindi questo va trattato in un certo modo. Quando capita la schiena, raramente succede questo, cioè il mal di schiena è eh, raramente associato a un effettivo danno tissutale e quindi non va non va trattato come un, normale, come, un, come un normale infortunio. Questo ci dice il punto 9, quindi il punto 9 ci dice state calmi, rilassati, continuate a muovervi per quello che riuscite a fare e non trattate il mal di schiena come un infortunio tra virgolette normale, cioè un infortunio legato effettivamente a un Down tissutale perché quasi mai è così. Decimo ultimo punto le soluzioni drastiche come iniezioni eh, medicinali pesanti come gli oppioidi o comunque antinfiammatori pesanti fino ad arrivare a appunto iniezioni epidurali ehm, che vengono utilizzate nel mal di schiena oppure addirittura eh, operazioni chirurgiche, ecco tutte queste cose non sono trattamenti particolarmente efficaci per curare il mal di schiena a lungo termine, non sono il migliore, la migliore soluzione, okay? quindi non pensate immediatamente di risolvere il problema con la chirurgia, di risolvere il problema con le iniezioni o con i, i, i farmaci, perché ovviamente queste opzioni ci sono, vanno utilizzate. Sarà il professionista a dirvi se e come dovranno essere utilizzate, ma sappiate che non sono il metodo migliore per risolvere il problema. Il metodo migliore per risolvere il problema è cambiare il proprio stile di vita, eh, l'esercizio fisico e eh, reiniziare a muovere la schiena con la giusta progressione. Bene, direi che è veramente tutto per questo video, mi raccomando se vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi e ditemi la vostra nei commenti, ditemi se anche voi avete esperienza con il mal di schiena e se siete incappati in uno di questi miti. Direi che è veramente tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!